Allora, come potete vedere da quell'immagine sotto il simbolo Civica per Viterbo, non a caso è stata scelta quell'immagine che è meravigliosa, uno scorcio di Viterbo straordinario, ripreso in un momento particolare, durante un'edizione di San Pellegrino in fiore. Ma quello che voglio farvi notare dietro quell'immagine è qualcosa di molto di più, di una città che potrebbe essere sempre bella, mentre la rendiamo tale per 2 o 3 giorni all'anno. Che cosa c'è molto di più dietro quell'immagine? Nella realizzazione floreale, come è stata realizzata dal comune? Tutto ciò che il comune realizza ha un costo e spesso anche abbastanza esorbitante. Quella è stata realizzata da Enzo Cianfanelli, un negoziante di via Saffi, in accordo con altri negozianti di via Saffi. Quello è un esempio di come con la volontà si può rendere questa città più bella sempre. È chiaro che i commercianti, gli imprenditori devono essere anche motivati dal fare questo, devono avere un ritorno. Ma con questa introduzione voglio parlare delle mie fisse, non voglio parlare di programma elettorale e vi spiego anche perché. Non sono così ambizioso di dire se sarò eletto farò questo, questo e quest'altro, per una questione di numeri. Se sarò nuovamente eletto, io sarò uno dei 32 consiglieri, quindi sono una voce su 32. In democrazia c'è un confronto di idee che non sempre favorisce la crescita di quello che noi vorremmo. Ma soprattutto c'è una bruttissima regola in politica che io non riesco sinceramente a condividere e a sposare, è più forte di me, e è questa: distruggi all'avversario politico l'idea se è buona, altrimenti quello aumenta i consensi. Automaticamente di questi 32 consiglieri separati tra maggioranza e minoranza ci sono due schieramenti che si combattono a vicenda per motivi personali o politici, dimenticandosi che stanno lì a rappresentare la città. È per questo motivo che io non parlerò di programma politico, parlerò di mie fissazioni. Con un'altra premessa: io non sono originario di Viterbo, Pinna già lo dice da solo con il cognome, però sono da sempre residente a Viterbo, di genitori sardi e abruzzesi, quindi due teste dure, e questo lo vedo positivo per la città, perché io vivo perennemente la città di Viterbo, che è straordinaria e meravigliosa, la vivo perennemente da turista, quindi non posso assolutamente abituarmi a ciò che da turista non è accettabile vedere. Cerco di correre velocemente perché non voglio rubare più di 5 minuti. Viterbo è geograficamente al centro della provincia e, tracciando un raggio di 50 km, si abbracciano gli altri 59 comuni della provincia viterbese. Che cosa offre la provincia viterbese nel suo insieme, considerando che è uno ex stato pontificio, con delle ricchezze di papi e cardinali dislocati su tutti e 60 comuni? Ha una situazione ambientale straordinaria. Quando vivevo a Milano e tornavo durante il mese a Viterbo, da dopo Firenze cominciavo a respirare perché si muoveva il territorio, non era piatto e nebbioso, e noi siamo in una zona straordinaria, quindi abbiamo risorse architettoniche, storiche, archeologiche, idrogeologiche, ambientali straordinarie. Abbiamo soltanto due laghi nel nostro territorio. 12 anni fa ho fatto un lavoro sul turismo per portare 240 tour operator mondiali, conosciuti alla Bitta di Milano, il nostro territorio nell'insieme, quindi ne parlo con convinzione e con conoscenza, avendo personalmente fatto un lavoro su 60 comuni esclusivamente mirato alla promozione turistica di tutto il nostro territorio. Gioisco nel vedere quello che abbiamo di straordinario e che non esiste, ve lo assicuro, in nessuna provincia, in nessuna regione d'Italia, ma mi rammarico e soffro tremendamente nel vedere come conserviamo queste ricchezze, come non le utilizziamo, come non sappiamo proporle e come ci riempiamo la bocca spesso e volentieri
senza sapere quello che diciamo. E porto un esempio, a costo di essere attaccato, non mi interessa niente come al mio solito. Non ci si può riempire la bocca dicendo abbiamo portato 340 operatori turistici a Viterbo con la BTSA, un evento che si ripete ogni anno, quando questa città si presenta in una maniera indecente. Che cosa fanno questi operatori turistici? Se escono dalla sala del conclave dove si sono riuniti e vanno in giro per la città o per il territorio, vanno ad appurare come realmente sono conservate le nostre risorse, esportano una cattiva informazione che ci danneggia. Quindi è bene che non vengano queste persone, fin tanto che questa città non sarà presentabile. Che cosa succede nelle case di famiglie normali? Non lo so se ancora oggi è così, ma ricordo che da piccolo vedevo sposare le mie tre sorelle, il mio fratello, perché io sono l'ultimo di cinque figli, puntualmente si riverniciava casa, si sistemava tutto, cantieri aperti. Perché? Perché era un evento, si aspettavano ospiti, si aspettavano parenti da lontano. La città deve essere considerata un'abitazione personale, dove noi giornalmente dobbiamo, come dice, mi ricordo il nome, dice potrebbe venire qualcuno, il comico romano, non mi ricordo. Bignano. Potrebbe venire qualcuno, ma se viene qualcuno... Non sia mai vedere. Andando avanti, nelle mie fisse che cosa c'è? Dovrebbe andare via i giornalisti. Lo so, mi posso fermare qui, mi sono rimaste due briciole e non riesco a sviluppare quello che avrei voluto dire, quindi rimane un'opera incompiuta che alla fine non manda nessun messaggio, ne sono certo. Comunque, cerco di concludere leggendo i punti. Bisogna partire, prima di tutti, dalla convinzione di quello che abbiamo e di quello che vogliamo diventare. Quindi bisogna fare un'azione culturale da parte degli amministratori, ma anche da parte della popolazione. Se non c'è questa unione di intenti non si va da nessuna parte. Dobbiamo renderci conto che prima di parlare di qualsiasi cosa bisogna creare delle priorità oltre le volontà. Le priorità, secondo il mio punto di vista, sono quelle che toccano tutti i cittadini indistintamente, non solo una piccola parte o le caste o l'elite. Che cos'è che toccano tutti indistintamente i cittadini? Le strade, i marciapiedi, il verde pubblico, la pulizia. Queste quattro cose le utilizzano tutti i cittadini, ma soprattutto sono il biglietto da visita per la città se vogliamo parlare di quella grande industria turistica che dovremmo mettere in moto. Ma non ci sono i soldi per fare questo e quest'altro, dipende da che cosa ti imponi come priorità. È chiaro che se quella cosa la lasci per ultimo, strada facendo sono finiti i soldi, dice ci sono i soldi per sistemare le strade e ci sono i soldi per fare questo. Benissimo, priorità. È difficile correre così, ci provo ma non ci riesco. Santa Rosa, fatemelo toccare questo argomento, lo tocco a ogni convegno. Santa Rosa è nel cuore di tutti i viterbesi, non è vero, è falso, perché è falso? Si vede dalla salita di Santa Rosa, è perennemente disabitata durante l'anno. Se Santa Rosa fosse Santa Rita da Cascia, quella salita sarebbe piena di bancarelle, di gente, di turismo. Santa Rosa, i viterbesi pensano che abbia compiuto soltanto 12 miracoli in vita. Padre Ernesto Piacentini ha censito nel 1991 1171 miracoli. Nel mio libro dell'anno scorso ne ho aggiunti altri tre che mi sono stati narrati dalle sorelle Clarisse di Santa Rosa. Questa premessa per dire che cosa? Noi abbiamo un patrimonio turistico, religioso, che non sappiamo vendere. Dice, ma Santa Rita è un'altra cosa, mi ha risposto qualcuno. No, se scendete dalla Basilica di Santa Rita, andate nella chiesina che sta sotto, entrate, sulla sinistra c'è un'urna di vetro, dentro c'è una suora, sulla destra della suora c'è l'epigrafe. Questa suora ha portato il culto di Santa Rita da Cascia nel mondo. Una persona ha portato un culto nel mondo. Quindi ritorniamo al discorso volontà, convinzione, ma ci crediamo? Benissimo. Permettetemi un ultimo esempio per far capire quello che ho dentro e come intendo la città nel dire parliamo di industria turistica, non la posso sviluppare come discorso logicamente, ma il concetto è questo, cioè abbiamo un'industria turistica da sviluppare. Come la stiamo sviluppando attualmente? In consiglio ho provato due volte a portare questo discorso, non ho visto risultati perché non c'è la volontà, non c'è la conoscenza. La piazza della Crocetta, Mauro Galeotti sicuramente concorderà su tutto questo che dirò, piazza della Crocetta,
È una piazza dove una fontana raffigura il miracolo della brocca risanata. Alle spalle c'è la chiesa dove, di Santa Maria al Poggio, dove è stata battezzata Santa Rosa, dove è stato ritrovato il corpo di Santa Rosa con diciamo, il racconto della rosa che fioriva dal pavimento. Da lì è venuta la traslazione. Che cosa vogliamo ancora di più per dire quella piazza deve diventare sacra? Ma sacra come rispetto da parte dei cittadini. Ci sono due divieti di sosta, 0-24 ore, due ce ne sono. Ci sono perennemente tre macchine parcheggiate. Allora, non c'è la cultura nel rispettare? Bene, che cosa si può fare? Una cosa da 400 euro. 400 euro, non di più. Tre piloni belli in ghisa con una bella catena nera che delimita la piazza e la lascia libera all'immagine fotografica dei turisti.